Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova video lezione. Ricordo che nella precedente lezione abbiamo parlato di numeri quantici, i quali vanno a definire i vari orbitali atomici. In questo breve video andremo a vedere come andiamo a costruire la configurazione elettronica di un atomo polielettronico. Diciamo immediatamente che è una costruzione ideale. E quindi si riferisce a un atomo nel suo stato fondamentale, quindi nella sua neutralità, alla più bassa energia possibile e privo di perturbazioni esterne. Per definire la costruzione ideale di un atomo, utilizziamo un meccanismo fittizio chiamato dell'Aufbau. Questo meccanismo fittizio prevede che nel momento in cui devo andare a inserire i vari elettroni nei vari orbitali, devo dapprima iniziare dagli orbitali a più bassa energia per poi arrivare a quelli a più alta energia. Il principio dell'Aufbau si basa su due importanti regole, il principio di Pauli o di esclusione e il principio di Hund o di massima molteplicità. Vediamo cosa significa il principio di Pauli. Pauli dice semplicemente questo, che ogni elettrone è definito da quattro numeri quantici che abbiamo detto essere N, L, ML ed MS e che pertanto non possono esistere due o più elettroni aventi gli stessi numeri quantici. Quindi ogni elettrone deve differire dall'altro almeno per un numero quantico. In parole estremamente povere, Pauli afferma che in un orbitale atomico non possono esistere più di due elettroni. Il principio di Hund o di massima molteplicità afferma che nel momento in cui devo andare a inserire più elettroni su orbitali degeneri, cioè orbitali aventi la stessa energia, devo dapprima andare a occupare il numero massimo possibile di orbitali ed eventualmente andare a completare gli orbitali. Vediamo adesso questi due principi con un brevissimo esempio. Noi sappiamo che gli orbitali possono essere di tipo S, di tipo P, quindi abbiamo tre orbitali. Questi tre orbitali sono, abbiamo detto, essere degeneri, quindi stessa energia. Gli orbitali di tipo D, 0 più 1 più 2, e gli orbitali di tipo F, che vanno quindi da meno 3, quindi in questo caso a più 3. Bene, quindi il principio di Pauli è piuttosto semplice, nel senso che in un orbitale, prendiamo per esempio l'S, io non posso andare a inserire più di due elettroni. Chiaramente questi due elettroni devono avere spin opposto. E lo stesso dicasi per gli orbitali P, D ed F. Il principio di Hund afferma questo, che se devo andare a riempire io, per esempio, gli orbitali P, che possono al massimo contenere 6 elettroni, devo dapprima andare a occupare il numero massimo di elettroni di orbitali. Qui consideriamo per esempio di andare a inserire 4 elettroni, quindi vado prima a inserirli su tutti gli orbitali, tutti con spin parallelo, mi raccomando, e poi eventualmente andare a completare. Consideriamo per esempio di inserire 7 elettroni nell'orbitale D, quindi avremo 1, 2, 3, 4, 5, quindi ho tutto occupato, 6 e 7. Come sempre cerchiamo di non commettere mai l'errore che adesso vi faccio vedere. Per esempio vogliamo mettere 6 elettroni nell'orbitale F, quindi mai andare a fare questa operazione. 4, 5, 6 e 7 nel modo più assoluto, in quanto io devo andare a occupare il maggior numero possibile di orbitali e poi eventualmente completarli. Quindi in questo caso, se dovessi inserire 7 elettroni nell'F, andrei a distribuirli tutti con spin parallelo in questo modo. 5, 6 e 7. Bene, questo chiaramente non abbiamo fatto riferimento al numero quantico,
n, quindi abbiamo preso gli orbitali così p, s, d ed f generici. Ora, chiaramente la difficoltà che maggiormente riscontrano gli studenti è quella di andare a memorizzare il corretto sequenziamento degli orbitali, e in quanto questo corretto sequenziamento è illustrato nella seguente figura. Esiste però una regola empirica estremamente semplice che ci permette di bypassare questa difficoltà. Come si procede? Questo meccanismo viene chiamato meccanismo delle diagonali, è una regola empirica estremamente semplice che adesso io vi illustrerò. Bene, la cosa che dobbiamo fare è costruirci una tabella in cui inseriamo i valori di n, il numero quantico principale 1, 2, 3, 4, 5, quindi questa colonna, e poi andiamo a inserire i valori di l, che possono avere valori 0, 1, 2, 3, come in questo caso. Sappiamo che per l uguale a 0 abbiamo tutti orbitali tipo s, quindi avremo 1s, 2s, 3s, 4s e via discorrendo. Per l uguale a 1 cominciano gli orbitali di tipo p, quindi avremo 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p. Per l uguale a 2 abbiamo gli orbitali di tipo d, quindi partiamo col numero quantico n uguale a 3, iniziano gli orbitali d, quindi 3d, 4d, 5d, 6d. Con l uguale a 3 abbiamo gli orbitali di tipo f che partono dal numero quantico n uguale a 4. Bene, per andare a determinare la regola della diagonale procediamo in questo modo. Quindi ci posizioniamo sul primo orbitale, andiamo a tracciare una diagonale. Poi andiamo sul 2s, partiamo sempre dall'alto, ecco qui, poi avremo questa, poi questa diagonale che parte dal 3d, 4p, 5s, poi quest'altra diagonale che parte da 4d, 5p, 5s, 6s, quest'altra diagonale. E così discorrendo. In questo modo, se io vado a confrontare le diagonali che ho inserito con il corretto sequenziamento, avrò questo modo di andare a procedere. Quindi abbiamo prima l'orbitale 1s, quindi andiamo a scriverlo. Quindi orbitale, quindi abbiamo 1s, poi l'orbitale 2s, poi 2p 3s. Poi abbiamo il 3p 4s, poi 3d 4p 5s, 3d 3d 4p 5s, poi 4d 5 4d 5p 6s e così discorrendo. Quindi, come potete notare, abbiamo in questo modo determinato il corretto sequenziamento dei vari orbitali. La difficoltà dove sorge? Sorge nel momento in cui andiamo a considerare l'n uguale a 3. Vediamo un attimino questo diagramma che vi ho riportato. Ecco qui, andiamo a cancellare le varie linee. Bene, quindi abbiamo l'1s, il 2s, 2p, 3s, 3p. Qui a questo punto ci dovremmo aspettare il 3d secondo la configurazione ideale di un atomo, però abbiamo detto che il numero quantico L influisce sull'energia, in quanto si è visto che gli orbitali di tipo 3D e di tipo D sono meno penetranti rispetto agli orbitali S. E quindi dopo il 3P, anziché il 3D, abbiamo il 4S, poi il 3D, poi il 4P, poi
poi il 5S e così via. Quindi questo è l'ordine di sequenziamento. Concludo la lezione facendo un piccolo esempio, dopodiché dedicherò un'altra lezione per fare altri esercizi. Come andiamo a indicare, a costruire graficamente? Consideriamo ad esempio l'ossigeno. Dobbiamo innanzitutto individuare il numero atomico, che si indica con Z. L'ossigeno ha 8 elettroni, per cui dobbiamo andare a 8 protoni e quindi anche 8 elettroni. Quindi come andiamo a disegnare la configurazione dell'ossigeno? Partiamo dall'orbitale 1s, che è più basso, quindi andrò a inserire i due elettroni e quindi diventa 1s con 2. Poi avrò il 2s, anche qui massimo 2 elettroni, 2s2. Poi avrò il 2p e quindi abbiamo 4 elettroni. Adesso applichiamo il principio di Hund, quindi 5, 6, 7 e andiamo a completare un orbitale, quindi diventa 2p4. Ora la configurazione dell'ossigeno è la seguente: 1s2, 2s2, 2p4. Bene. Per non rendere troppo lunga la lezione, faremo altri video in cui andremo a spiegare magari come andiamo a comportarci quando abbiamo degli elementi che hanno gli orbitali di tipo D e di tipo F. Se vi è piaciuta la lezione, iscrivetevi al mio canale e schiacciate un like.